Siamo pronti alla guerriglia democratica, lo dice Beppe Grillo, che oggi ha incontrato i parlamentari 5 Stelle. Andrea Bovio. Questo paese economicamente è per terra e questa gente sta facendo una manovra adesso, fino all'8 agosto, che è senza precedenti. Beppe Grillo ne è convinto. Le riforme costituzionali volute da Renzi rappresentano un attacco alla democrazia senza precedenti e il movimento non starà a guardare. Lo spiega prima di vedere i suoi, lo ribadisce davanti a Montecitorio. Inaccettabile che il Senato non sia elettivo. Per fermare questo scempio faremo tutto il possibile. C'è in gioco la democrazia e la libertà di questo paese. Questa è una guerra, l'abbiamo già scritto e già detto. È una guerra. Quindi faremo delle guerriglie democratiche. Dentro lo aspettano deputati e senatori per decidere quali iniziative mettere in campo. In contemporanea il blog rilancia le proposte del movimento. Senato eletto dai cittadini, dimezzamento del numero di deputati e senatori, riduzione delle indennità ai parlamentari, condannati fuori dal Parlamento. Contro le riforme di Renzi, dice Grillo, vogliamo coinvolgere intellettuali, costituzionalisti, artisti, portare la battaglia tra la gente comune con manifestazioni di piazza, dicono i parlamentari alla fine della riunione. Resta aperto però il dialogo sulla legge elettorale, ma deve essere chiaro, scandisce Grillo, che non ci faremo prendere in giro.